L'evento Noi e Voi insieme contro la violenza che si è tenuto ieri sera 29 giugno al Coco Beach Club in località Cozze è stato un momento di riflessione intorno a temi quali i crimini e le violenze che punteggiano i nostri giorni. A moderare l'evento il giornalista Antonio Procacci, sono intervenuti criminologi e psicologi esperti della materia. Abbiamo intervistato per la circostanza protagonisti e organizzatori. Siamo alla spiaggia a Coco Beach per un evento stasera che si intitola Noi e voi contro la violenza. Siamo qui con la professoressa Poggiolini, che è la direttrice di ICOS Age Forum. Com'è nato questa serata, questo progetto contro la violenza? Purtroppo parlarne oggi è molto triste, visto che solo ieri c'è stato l'ennesimo femminicidio. Sì, un'altra giovane vita, un'altra giovane ragazza. Sì, non basta mai parlarne. Io se, il giorno della festa, la festa della commemorazione di tutte le vittime di violenza, ho detto a novembre. Bisognerebbe farne una al giorno, ma forse nemmeno basterà. Noi ci siamo ritrovati a volere impugnare un poco di nuovo una voce che parli anche d'amore. Infatti abbiamo un giovane poeta che aprirà la serata, però poi il resto della serata sarà dedicata alla motivazione per cui siamo tre realtà baresi, pugliesi. Anzi, veramente l'Università Bona Sforza ha messo radici a Bari da soli 2 anni, però si sente già in campo come noi. Io faccio storia perché è dal 1987 che mi occupo di formazione e dal 2016 formazione per esperti nelle relazioni d'aiuto per vittime di violenza e criminologia, perché abbiamo dovuto anche noi cambiare un poco i temi della nostra formazione per essere d'aiuto e preparare operatori, per essere d'aiuto anche nella prevenzione. Siamo con il dottor Antonio Turino, collaboratore di Bari Hub, una realtà importante nella lotta contro la violenza. Di cosa vi occupate? Noi ci occupiamo di contenziosi bancari. In realtà Bari Hub e tutela e protezione è un master, un legal master. A livello nazionale abbiamo circa 150 avvocati e ci occupiamo di gestire sostanzialmente la bontà dei rapporti bancari con le utenze. Nell'ambito di questi rapporti molto spesso si creano delle frustrazioni che portiamo a casa, o meglio che portano a casa e si traducono in atti di violenza. Con Daniela Poggiolini ormai collaboriamo da una decina d'anni e abbiamo voluto noi e voi insieme sostenere l'evento di Daniela Poggiolini. Siamo con la professoressa Cristina Bonaglia, direttrice della scuola didattica per mediatori linguistici dell'Università Bona Sforza, che è il terzo partner di questa serata. Qual è il ruolo dell'Università Bona Sforza in questa serata e in questa lotta contro la violenza? Prima di tutto di presentarci, perché abbiamo allacciato questa bellissima partnership con ICOS. Noi siamo presenti a Bari da un anno, abbiamo le prime matricole, l'anno prossimo avremo il secondo anno e è una laurea in scienze della mediazione linguistica, quindi con carattere interculturale, ma soprattutto abbiamo un indirizzo, che è l'indirizzo in criminologia, che prepara e forma quelli che saranno i criminologi di domani. Quindi la partnership con ICOS ha senso proprio perché siamo assieme contro la violenza, così come dice l'evento di questa sera, nella formazione. Cioè il cuore nostro è quello di preparare persone che siano in grado di ricostruire una società più giusta che tenga conto sia della vittima, di chi è vittima di un reato, ma anche non solo di pensare al reo, perché solo una giustizia riparativa che va verso una ricostruzione di quella che è la relazione tra la vittima e il reo può ridare alla società
una speranza e una cittadinanza nuova. Siamo con la dottoressa Francesca Lafasciano, anche lei collabora con ICOS, psicoterapeuta, qual è il suo ruolo? E io sono il direttore della scuola di psicoterapia di ICOS Ageform e coordinatore di tutti i master e i percorsi che organizziamo, tra cui anche quello nell'ambito criminologico che ci vede oggi qui insieme a queste altre realtà per parlare del tema della violenza. Oltretutto, come psicoterapeuti di studi privati, ovviamente accogliamo tutte le persone che hanno vissuto direttamente o indirettamente, per esempio le famiglie delle vittime di violenza, per condurre dei colloqui e sostenerle psicologicamente in questo evento che li ha visti traumatizzati ovviamente nella loro esperienza. Siamo con la dottoressa Francesca Catacchio di Bari Hub, una realtà nel territorio barese che si occupa di prevenzione alla violenza. Nello specifico cosa fate? Allora, noi apriamo i nostri spazi a tutte quelle associazioni che hanno voglia di organizzare degli eventi, dei convegni, delle formazioni contro la violenza, ogni forma di violenza. Oltre ad avere uno sportello in collaborazione con la Lega dei Consumatori, che si occupa proprio di andare incontro a quelli che sono le problematiche delle famiglie, delle piccole imprese che magari avendo contratto dei debiti, avendo dei problemi, chiaramente poi sfociano in forme di violenza vere e proprie, per cui noi di Bari Hub interveniamo in questo. Oltretutto collaboriamo anche con i Rotary, quindi facciamo degli eventi chiaramente volti alla sensibilizzazione della non violenza. Siamo col professor Sergio Caruso, criminologo. La criminologia è ormai ambita moltissimo da tutti, è diventato purtroppo uno dei mestieri del futuro. Cosa significa essere un criminologo? Anzitutto sottolineo il purtroppo, perché per molti la criminologia è diventata quasi uno sport, è diventato un modo per fare audience e per fare altro diverso dalla scienza. Il mestiere del criminologo è un lavoro che necessita tanto studio, tanto impegno, necessita una formazione adeguata, una formazione continua che va fatta nelle giuste sedi. Non si diventa criminologi in un giorno, in 2 mesi, in 3 mesi, si diventa criminologi dopo un lungo step di formazione che inizia con un'università specifica e finisce e si conclude con un master. Questo è importante far comprendere, che la criminologia è una professione, è una scienza e non è un hobby. Siamo con Annabella Giordano, autrice e attrice di un monologo che stasera concluderà questo incontro sulla violenza. Il tuo monologo è dedicato alle donne. Come ti è venuto di scriverlo? Ciao Iaia, buonasera. Mi è venuto perché è stata un'esigenza, in realtà me l'avevano commissionato in occasione di un 25, per cui mi dissero vieni a parlare con gli studenti. E dissero perché non reciti qualche cosa, a me piace sempre, io sono una promotrice dell'autenticità, per cui ho pensato ok, io vado a leggere la cosa scritta da un'altra persona, io la scrivo una cosa, e mi sono ovviamente purtroppo basata su esperienze personali che naturalmente ho narrativizzato, diciamo così.